40esima Coppa Sila. Leonardo Nicoletti, raggiante, quarto assoluto e addirittura ieri secondo sul bagnato. Allora, dici alla fine come è andata a finire questa Coppa Sila. È andata a finire bene perché ho fatto delle prove, dei testi per quanto riguarda le gomme e mi sono trovato benissimo, perché con la gomma intermedia sono riuscito a sistemare l'assetto, anzi confidavo nel tempo che piovesse un po' di più, ma comunque va bene così, insomma, un bel tempo per quello che era la strada, insomma, dai. Assolutamente sì. Qualche parola per gli assenti, per qualche pilota che ha avuto paura dell'acqua, del tempo? Guarda, no, non possiamo giudicare gli altri perché ognuno c'ha le sue cose, noi soltanto diciamo che questa gara ha bisogno di partecipazione, perché voglio dire, lo merita, e quindi se eravamo in più ci divertivamo, perché sull'acqua ci sono tanti valori che si un po' equiparano, e quindi sicuramente sarebbe stata una grande sfida con chi nel campionato italiano quest'anno molte volte c'è stato davanti e quindi hanno magari fatto belle gare. Benissimo, allora già arrivare su alla Coppa Sila è una vittoria, quindi bisogna far partecipare più piloti. Longo Daniele ha messo in moto, non si sente niente, lo salutiamo. Leonardo, vuoi ringraziare qualcuno sicuramente? Sì, allora innanzitutto ringrazio il mio sponsor, l'aiuto del servizio Vincenzo che ci dà una mano. E poi saluto, cioè do i complimenti a mia figlia che sta sempre dietro e mi dà una grossa mano insieme a altre persone che mi danno una mano del team. Poi sarà per la prossima, dai. Assolutamente, alla 41esima Coppa Sila 2022. Senza. Grazie Leonardo. Prego. Passiamo all'RS TP 1006 su Mini Cooper John Ward. Primo di classe Leonardo Nicoletti. Visto che ci siamo, anche l'assoluto RS. A favore di telecamera. Ti tira anche la coppa dell'assoluto RS, Leonardo. Grazie mille. Continuiamo a salire su RS Plus. Nicoletti Leonardo, quarto assoluto. Su Porsche GT3 Cup della Fasano Corse, splendido terzo assoluto, vogliamo ritirare il trofeo Misasi, Francesco Leo Grande. Bene, stiamo arrivando in vetta su Rosella P21 Junior, secondo assoluto, chiamiamo di nuovo Dario Gentile. Foto di rito. Adesso ci vorrebbe per questa persona che sto chiamando veramente una ola. Su E2SC 2000 è arrivato a parco chiuso e non conosceva il risultato della gara. Su Osella PA21S del Cosenza Corse. Dov'è? Fuscaldo Antonio, primo assoluto della 40esima Coppa Sila. Come primo assoluto il trofeo Domenico Scola e premia Emilio Scola. A favore di là, a favore di telecamere. Allora, Antonio, non devi andare perché faremo una foto di gruppo. Antonio, allora, lo so che ti stai emozionando, vai. È una la tua prima vittoria assoluta, chi la vuoi dedicare? Gli amici del mio tutto. Grande, grande, grande! Allora, vai a prendere
vieni con me, vai sul podio, poi il podio non c'è niente al centro, ok, sistematevi, ok, perfetto, qualcuno che, ok, perfetto, abbassatevi giovani, signori, questo è il podio assoluto dei primi 10 classificati della 40ª Coppa Sila.